Buongiorno ragazzi, seconda giornata ad Amsterdam. Questa mattina ci dirigiamo verso il museo Van Gogh. Prima facciamo colazione e poi andremo a fare un altro giro in centro, nel quartiere dove c'è il mercatino delle pulci, un quartiere molto carino. Infiliamoci il berrettino, qui fa anche freschetto la mattina, e mettiamoci in marcia. Andiamo a rimuovere l'auto dalla ricarica e poi usciamo, ma usciamo a piedi. Volevo solo staccare la macchina perché è in ricarica da ieri, quindi... Questo hotel ha un punto di ricarica a due colonnine, è molto comodo. Camminando, passeggiando, sto notando che ci sono un sacco di Tesla ad Amsterdam. Infatti ho visto che conviene parecchio, perché rispetto al costo del gasolio e della benzina, che è più alto che in Italia, qui la corrente costa molto meno, che come vi facevo vedere nei giorni precedenti siamo sui 0,31-0,34 al chilowatt il costo di ricarica, quindi è chiaro che diventa molto conveniente per un'auto elettrica qui in Olanda. Ce ne sono tante, oltre alle Tesla ce ne sono tante altre, quindi probabilmente loro hanno un approvvigionamento della corrente più economico, anche perché hanno molte fonti rinnovabili. Vabbè ragazzi, andiamo a cercare un posto dove fare colazione. Non so quale sia la colazione tipica olandese, penso pancake, qualcosa del genere. Andiamo a vedere un po' cosa troviamo. Ecco, a confermare, vedete quante Tesla ci sono in carica qui. Questa invece è una Volvo. Quella è un'altra Tesla. Guardate, nel giro di pochi metri ci sono un sacco di Tesla, di auto elettriche. Veramente qui c'è una concentrazione enorme di auto elettriche. Guardate che belli anche questi. C'è molto verde. C'è molto verde dappertutto. Mi sta piacendo molto l'Olanda. È la prima volta che la visito. Bel viaggio ragazzi, bel viaggetto. Attraversiamo il polmone verde di Amsterdam, questo parco bellissimo proprio nel centro, dove la gente corre, va in bicicletta. Soprattutto va in bicicletta. Ecco, bisogna stare un po' attenti alle biciclette, perché non si sentono arrivare, ce ne sono tantissime. Quindi bisogna sempre guardarsi bene intorno quando si decide di cambiare strada, di cambiare direzione, perché potrebbe sopraggiungere una bicicletta da un momento all'altro. Guardate anche che bella fontana. Guardate quante bici, tutti che si muovono in bicicletta. Olandesi, un popolo di ciclisti. Tutti che pedalano. Freschetto stamattina comunque, non so quanti gradi ci sono, però bella tagliente l'aria. Vedo un cornetto gigante, forse possiamo fare colazione qua. Mi pare che ci sia abbastanza roba. Entriamo. Fatta anche la colazione, corriamo al museo perché abbiamo il biglietto per le 10, siamo un po' in ritardo. Arrivati al Van Gogh Museum di Amsterdam. Che bella struttura moderna. Cerchiamo di entrare e andiamo a vederci questa nuova mostra tutta dedicata a Van Gogh. Guardate che bello spazio. Moderno, bello. Mi sa che la colonna di là. Molto bella la mostra, eh? Fino adesso è strepitosa. Terzo e ultimo piano ragazzi, si può vedere anche un po' di città. Bellissimo, andiamo a vederci l'ultimo piano. Thank you. Abbiamo fatto qualche acquisto ragazzi, adesso andiamo a prenderci la giacca, usciamo e andiamo a fare pranzo. Sono così le vacanze. Bene ragazzi, finita anche questa mostra, veramente ne valeva la pena, bellissima, delle opere strepitose, tra le più importanti di Van Gogh. Adesso ho tolto la mascherina così respiriamo un po' di aria fresca e andiamo a cercare un posto per pranzare e poi vediamo come continuare questa giornata. Nel frattempo si è anche un po' aperto come il tempo. Rijk Museum, spettacolare. Molto bello, ma non so se lo visiteremo questo, perché vorremmo stare un po' all'aria aperta anche oggi, visto che c'è una giornata bella. Siamo arrivati ragazzi in un bel posticino tipico, guardate che bella vista che c'è da fuori la finestra. Guardiamo qualcosa e continuiamo la nostra visita. Oddio, cosa ho preso? Ragazzi, ho chiesto una birra rossa, guardate cosa mi hanno portato. Ah.
Agli olandesi piacciono le scale strette e scomode. Fatto che questo bel pranzo a base di cose loro che non si riescono a decifrare, dei gusti un po' strani, formaggio, mele, cipolle, piatto tipico però dai, e poi un pancake, anche quello particolare. Beh ragazzi, siamo qua in Olanda, proviamo anche la loro cucina. Adesso andiamo al mercatino delle pulci, andiamo a vedere un po' ancora il centro, poi partiamo. Una galleria qui in centro ad Amsterdam, molto particolare. Passeggiando per Amsterdam, guardate con cosa mi sono imbattuto, con una Tesla. Questa è la prima che è uscita, guardate che fantastica, naturalmente in carica. Dietro c'è una Model Y, penso che sia, a questo punto mi viene da pensare che sia lo stesso padrone, e c'è anche una Vespa. Comunque ragazzi, è bellissima, un design veramente spettacolare, molto bella. Vediamo com'è l'interno. Bicolore, arancione e nera. Che spettacolo questa Tesla Roadster, bellissima. Ci sono anche svariati taxi Tesla. Veramente c'è una ampissima presenza di auto elettriche. Biciclette, biciclette, biciclette. Ci abbiamo messo un po' a trovarlo, ma l'abbiamo trovato. Abbiamo scovato il mercatino delle pulci qui ad Amsterdam. Guardate che belli quei palazzetti giù in fondo. Più tipici. Con quei colori, con le forme. Nulla, se tacciamo un po' questo mercatino, vediamo se c'è qualcosa di carino. Ragazzi, c'ho questa passione dei mercatini. Dico sempre che non devo più tornarci, perché poi ogni volta che vai al mercatino compri sempre qualcosa che non serve. Però poi quando sono in una nuova città mi piace anche andare a vedere e curiosare. Bene ragazzi, volevo farvi vedere questo spettacolo, guardate un po' lì questi fiori, che meraviglia che sono. Facciamo un volo con il drone e vediamo un po' come si vedono dall'alto. Dopo aver visto questi splendidi campi di fiori, meravigliosi, tulipani, insomma c'è di tutto, abbiamo deciso di chiudere la giornata andando a fare un aperitivo fuori Amsterdam, e quindi siamo risaliti in macchina e ci stiamo dirigendo verso il mare del nord, in una piccola località qui fuori Amsterdam, una trentina di chilometri. Ed è veramente molto bello, molto rilassante, tutti questi fiori. Bello ragazzi, veramente. Consiglio di poter fare un giro, se potete fare un giro qui su, ne vale la pena. Anche i dintorni di Amsterdam sono interessanti, quindi alla scoperta del mare del nord. Adesso andiamo a vedere se troviamo un posto dove fare un aperitivo, non spritz con aperol qui, qui penso berremo una birra, ci adeguiamo alle tradizioni olandesi. E qua ci arrivati al mare del nord. Bello ragazzi, c'è anche un bellissimo baretto qua sulla spiaggia, dopo andiamo a fare aperitivo lì. L'unica nota è il freddo, perché è un po' freschetto, freddo, però bello. Non vorrei riempire le scarpe di sabbia. Sì ragazzi, si vive una volta, mi sono buttato nella sabbia. Non ha alcun senso quello che sto facendo, perché alla fine non è che si può fare il bagno, però ci avviciniamo all'acqua, dai. Vi presento il mare del nord.
viaggio ha un sapore particolare, forse perché è il primo periodo del Covid, non lo so. Però bello viaggiare, bello muoversi, bello scoprire, conoscere cose nuove. Adesso, dopo questo pippone, andiamo a farci un aperitivo come si deve. C'è questo bellissimo beach bar, tutto in legno, molto particolare. Che super location, ragazzi, veramente bellissima. Scusa ragazzi. Finito l'aperitivo, ragazzi. Partiamo, torniamo in macchina, torniamo verso l'hotel perché ormai sono le 7:30, abbiamo un'altra mezz'oretta abbondante di strada e quindi andiamo a prepararci perché domani rientriamo probabilmente. Quindi facciamo un po' di piani di viaggio. Guardate che spettacolo questo mare del nord. Bene ragazzi, mettiamo in carica la macchina e partiamo domani mattina. Approfittiamo della ricarica gratuita in hotel. E domani mattina ci ritorniamo a mettere in viaggio per tornare verso casa.